Finalmente FC24 è disponibile per tutti ed oggi vi vado a raccontare come funzionano per bene le evoluzioni e quali sono le migliori carte secondo me da evolvere all'inizio del gioco. Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi finalmente inizia la stagione di FC24 per tutti coloro che avevano preordinato la versione Ultimate e che dunque potranno iniziare a muovere i primi passi sul nuovo titolo di casa EA. Io sono stato un po' più fortunato perché proprio grazie a EA e al Creator Network ho ricevuto in anteprima la possibilità di giocare al gioco completo dal 19, quindi addirittura prima che uscisse la web app. E ho avuto già modo di iniziarmi a fare un po' un'idea su quello che sarà la stagione di quest'anno, per cui nei prossimi giorni aspettatevi i classici video con le migliori impostazioni del controller, che vedrete sono tantissime e diversissime, sulle migliori visuali, la migliore tattica per iniziare, le migliori squadrette, eccetera. Però oggi voglio approfittarne dell'esperienza che ho accumulato in questi giorni per andare a parlare di quelle che sono le evoluzioni nel dettaglio. L'obiettivo di questo video è quello di essere una guida proprio a 360 gradi su quello che sono e saranno le evoluzioni durante l'anno, per cui vi spiegherò per bene che cosa fanno, perché le andiamo a fare, quali giocatori è possibile andare ad evolvere e soprattutto cosa otteniamo in seguito a questa evoluzione. Partiamo col dire che appunto sono una nuova feature di FC24 che ci permettono di poter prendere un determinato giocatore che rispetta certe caratteristiche ed evolverlo. Questa evoluzione ci permette di poterne migliorare le statistiche, il piede debole, le stelle skill e ovviamente di conseguenza anche l'overall, quindi è molto importante perché noi magari partendo da una carta mediocre potremmo andare ad ottenere invece una carta che risulta performante al 100%. Dove si trovano le evoluzioni all'interno del menu di Ultimate Team? Il menu di Ultimate Team nuovo prevede varie tab e le evoluzioni sono all'interno di quella che è la tab del club, dove c'è la rosa, le evoluzioni, lo stadio, le statistiche e le classifiche. Le evoluzioni sono la seconda voce, ovviamente ci accedete schiacciando la X e vedete che vi si apre questo menu. Un menu che prevede due voci, ovvero evoluzioni disponibili e le mie evoluzioni. Qui andranno ad apparire tutti i giocatori che voi state evolvendo con i relativi progressi. I progressi non sono altro che la percentuale di completamento delle sfide, che andiamo a vedere a breve. Durante la prima stagione, perché sappiamo bene che il pass di Ultimate Team funziona a stagioni, noi avremo a disposizione, si è detto, circa 12 evoluzioni. Al momento ne abbiamo 6, la maggior parte gratuite, mentre una invece è a pagamento. Questa si potrà andare a fare sia spendendo crediti, quindi la valuta in game, che FIFA Points invece per i nostri amici shop. Andiamole a vedere nel dettaglio. La prima evoluzione si chiama Evoluzione Founder. Cosa ci dice? Grazie per aver scelto di diventare FC Founder, usa questo slot per aumentare un attaccante. Quindi sulla destra trovate i requisiti, ovvero tutti i parametri che la carta deve rispettare contemporaneamente per poter essere evoluta. Per cui, qui ci dice che l'overall deve essere massimo 83, il fisico massimo 85, il ruolo un ATT, il dribbling massimo 83, la velocità massimo 91, la rarità deve essere una carta rara, mentre l'overall più basso che può avere è 75. Quindi, uno di questi requisiti non viene soddisfatto, ecco perché voi la carta che volete evolvere non riuscite a metterla all'interno di questa scheda. Sul riepilogo andate invece a trovare quelli che sono le ricompense che la carta andrà ad ottenere in seguito alla evoluzione che voi andate a fare. Per cui abbiamo in questo caso un più 1 di piede debole, un più 3 di tiro, un più 3 di fisico e anche un altro più 2 che vi faccio vedere una volta che entriamo all'interno della schermata. E le sfide da andare a completare in questo caso sono due. Vedete, qui la prima sfida vi darà velocità più 3 e tiro più 3, la seconda sfida invece vi darà dribbling più 3, fisico più 3 e l'agoniato piede debole più 1. Come andiamo a sbloccare l'evoluzione? Molto semplice, bisogna completare delle sfide. Per cui qui vi viene detto, livello 1 sfide, vinci due partite di squad battles a livello dilettante o superiore o qualsiasi partita di rivals e full champions, schierando il giocatore che stai evolvendo tra i tuoi titolari. Una volta superato questo step, accederemo al secondo. Il secondo step ci permetterà di poter andare a fare la vittoria di 4 squad battles a livello dilettante o superiore, o qualsiasi rivals e full champions, schierando il nostro giocatore evoluto all'interno dei titolari. Una volta completate le due sfide, avremo il giocatore che ha completato questo ciclo
di evoluzioni, ovvero quello di evoluzione founder. Adesso è chiaro che la carta che voi andate a mettere all'interno delle evoluzioni diventerà non scambiabile, per cui se voi comprate Darwin Núñez come sta facendo vedere qui all'interno di questa schermata, sappiate che i crediti che avete speso dopo non potete recuperarli o soprattutto non ci potete guadagnare, perché questa carta diventa non scambiabile. Seconda evoluzione che abbiamo al momento disponibile, ovvero ti diamo il benvenuto alle evoluzioni. Inizia il tuo viaggio con questo aggiornamento base. Cosa ci dà? Allora, innanzitutto dobbiamo scegliere un giocatore che ha overall massimo 80, velocità massima 90 e difesa massima 80, per andare ad ottenere un più 1 di fisico, un più 1 di dribbling e un più 1 di passaggio. Anche in questo caso le sfide sono due e le andiamo a vedere. La prima ci dà un più 1 di velocità e un più 1 di dribbling andando a completare una squad battles a livello dilettante o superiore o una rivals o champions, schierando il nostro giocatore evolvendo tra i titolari senza doverla per forza vincere. Stessa cosa a livello 2, avremo un più 1 di fisico e un più 1 di passaggio giocando una partita di squad battles a livello dilettante o superiore, rivals o champions, con il nostro giocatore appena evoluto. Quindi in questo caso, per dire, un Martial potrebbe risultare abbastanza simpatico, considerando che è un esterno e prende un più 1 di velocità e potrebbe poi ritornare più comodo avanti. Guardiano veloce invece ci permette di poter andare a migliorare la velocità di un difensore. Difatti prendiamo un difensore con overall massimo 80, che fa il DC, che corre massimo 75, difesa 84, fisico massimo 84 e passaggi massimo 75. Anche in questo caso la prima sfida ci dà un più 3 di passaggio, un più 3 di difesa e un più 7 di velocità, andando a vincere due squad battles a livello dilettante superiore, rivals o champions, schierando il giocatore che evolviamo tra i titolari. La seconda invece ci darà un più 5 di fisico, un più 3 di passaggio, un più 8 di velocità, vincendo tre squad battles a livello dilettante o superiore o rivals o foot champions con almeno due di scarto, reti ovviamente segnate, con il nostro giocatore evoluzione tra i titolari. Quindi noi, per evolvere un giocatore, queste sfide le dobbiamo completare sempre con il nostro giocatore evoluzione tra i titolari. Ala inesauribile invece è la prima che troviamo a pagamento, quindi sia con i crediti che con i FIFA points. Cosa facciamo? Aggiungi lo stile di gioco inesauribile e migliora gli attributi offensivi del tuo giocatore. Quindi questa in particolare permette di aggiungere il playstyle, che fa consumare meno stamina alla nostra carta, oltre ad upgrade statistici. In questo caso però le sfide sono 8, per cui ad esempio la prima ci darà subito un più 7 di tiro e il playstyle, e avremo un segnare 4 gol con il giocatore che stiamo evolvendo in squad battles a livello dilettante o superiore, o rivals e foot champions, ma anche giocare 5 squad battles a livello dilettante o superiore o rivals o foot champions schierando il nostro giocatore. Quindi a seconda ovviamente del tipo di sfida, vedete che possiamo avere anche all'interno del primo livello, per dire, due sfide. Stesso discorso ovviamente per il livello 2, dove addirittura sono 3, al livello 3 ne sono sempre 2, questo per far sì che appunto in totale le sfide che noi andiamo a completare saranno 8. Quindi questo per quanto riguarda l'ala inesauribile. Poi abbiamo l'aggiornamento dorato, che praticamente ci permette di far diventare una carta bronzo in oro. Come potete vedere qui abbiamo un overall massimo di 64, una velocità massima di 75, un tiro massimo di 65, il ruolo deve essere un CC, dribbling massimo 70, difesa massimo 65, fisico massimo 73. Mentre per quanto riguarda gli upgrade, qua sono sostanziosi, perché abbiamo un più 16 di tiro, 5 di velocità, 14 di passaggio, 15 di difesa, 16 di dribbling e 12 di fisico. L'aggiornamento dorato 2 invece ci permette di aggiungere due stili di gioco, tiki-taka e passaggi calibrati, oltre a vari attributi, se andiamo a prendere un giocatore che appunto è evoluzioni di livello 1. Quindi che cosa vuol dire? Noi abbiamo preso una carta che stavamo evolvendo, l'abbiamo fatta fare il primo step e poi l'andiamo a portare all'interno di questa seconda evoluzione. Per cui poi l'overall deve essere massimo 80, velocità 80, ruolo CC, tiro 81, difesa 80, dribbling 86. Otterremo appunto due playstyle, un più 3 di passaggio, un 3 di difesa, un 3 di dribbling e un 3 di tiro. Adesso veniamo a un'altra parte fondamentale di questo video, ovvero come andare a scegliere il giocatore per fare le evoluzioni. La realtà è molto semplice, perché se noi andiamo a fare X, selezionare giocatore per l'anteprima, il nostro club verrà filtrato automaticamente con tutte le carte in nostro possesso
che possono fare questo tipo di evoluzione. Quindi con questa schermata voi avete subito un'istantanea delle carte che avete a disposizione da poter utilizzare all'interno di questa sfida. Per dirvi, qua ci potrebbe andare carino un David, ma anche un Danjuma che già parte da attributi elevati. Però per dire, un David che mi si presenta con un, se non erro, 3 di piede debole, no scusatemi, con un 3 di skill, magari in futuro potrebbe essere interessante per prendere un più 1 di mosse abilità, perché qui il piede debole ovviamente avendo già tutto al massimo non ha senso. Stesso discorso vale ovviamente per tutte le altre, vedete vi viene filtrato di volta in volta il club con quelle che sono le vostre carte. Però esiste anche un altro strumento molto utile che adesso andiamo a vedere. Un altro elemento che andremo ad utilizzare tantissimo per le evoluzioni è FootGG, ovvero un nuovo sito che ci mette a disposizione questa fantastica tab. Che cosa ci consente di fare? Per tutte le evoluzioni disponibili di volta in volta da qui fino alla fine dell'anno, perché sappiamo, ci è stato detto che durante l'anno potremo evolvere gli if, le icon, le carte promo, di tutto, ci mette esattamente tutto il database filtrato in base a quello che sono i requisiti, per cui ci dice che tra tutti i giocatori possibili all'interno del database, per fare la sfida benvenuto alle evoluzioni ci sono 16.209 giocatori. E non solo, perché ci permette anche di poterli filtrare. Per cui andando a selezionare, per dirvi, la qualità, la rarità, il campionato, la nazionalità, il club, l'overall, possiamo andare a fare proprio uno screen di quelle che sono appunto le caratteristiche di un giocatore che vogliamo andare ad inserire nella nostra squadra. O magari se abbiamo pensato a una determinata carta, vediamo subito se con FootGG la possiamo andare ad evolvere. Quindi questo sarà praticamente game changer per andare a cercare di scremare all'ennesima potenza quelle che sono le varie carte da andare ad evolvere. Vediamoci insieme quali sono adesso i miei consigli per le tre evoluzioni principali. La prima è quella del Pacey Protector, ovvero quella del difensore centrale. La mia scelta è ricaduta su Matip, perché al termine del ciclo evolutivo sarà di queste caratteristiche, ovvero avrà 76 di velocità, 46 di tiro, 73 passaggio, 70 dribbling, 84 difesa e 82 di fisico. Sarà andato per cui a colmare tutte le sue lacune principali, ovvero la velocità e il fisico per un difensore. Ma perché ho scelto Matip? Se noi andiamo su Footbin a controllare i playstyle, Matip presenta, seppur in forma argento, sia il playstyle del jockey, ovvero quello del temporeggiare con le L2 in maniera più fluida, che quello degli autoblock, ovvero il block. Per cui noi prendiamo una carta che potenzialmente potrebbe darci una mano e con questo tipo di evoluzione andiamo a completarne le lacune, perché insomma una carta che partiva da 61 con 76 è tutt'altra storia. Poi Matip è un bel difensore alto che si muove anche discretamente bene, importante la sua presenza fisica, quindi mi piace tanto lui. Invece per quanto riguarda la sfida dell'ala, quella a pagamento, io opterei per Ansu Fati. Perché opterei per Ansu Fati? Il problema primario di Ansu Fati è il tiro, perché insomma è tanto veloce però rischia di arrivare poi in zona finalizzatrice e sbagliare incredibile grandi palle davanti la porta. Poi andando a completare tutto il ciclo evolutivo ci ritroveremo una carta di questo tipo che avrà migliorato non solo il tiro, non solo il dribbling addirittura più 7, ma anche la velocità, per cui avremo un 93, 83, 79, 88, 30, 53, incredibile. Anche in questo caso, perché la scelta cade su Ansu Fati? Perché ha dei gran playstyle, ha il rapido che gli permette di muoversi benissimo nello stretto, ha il razzo, quindi il quick step andrà ancora più veloce, e infine la trivela per poter fare le conclusioni appunto d'esterno. Quindi per quanto riguarda questo tipo di evoluzione io vi consiglio Ansu Fati, che poi può fare anche diversi ruoli, quindi voi magari lo fate partire come ala che si evolve così, ma lo potreste mettere anche come punta. E a proposito di punta, il mio consiglio va su Danjuma, un giocatore secondo me perfetto. Perché perfetto? Parte da un'ottima base, 4 skill, 4 di piede debole, già di suo è abbastanza veloce e al termine dell'evoluzione avremo risolto i suoi problemi, perché avrà più 3 di velocità, più 3 di tiro, soprattutto poi più 3 di dribbling e più 3 di fisico, e acquisirà un più 1 di piede debole. Quindi questo praticamente diventa una specie di Dalglish, di Beyeder, ma velocissimo, con 89 di tiro. Danjuma ha anche un discreto fisico, perché parliamo di un giocatore di 1,78 m, e ha degli ottimi playstyle, quello del power shot che gli permette di fare il tiro potente praticamente senza l'animazione, quindi rapidissimo, il rapido che gli permette di muoversi anche lui nello stretto bene bene, e il flare delle giocate di classe che poco ci interessa. Quindi per quanto riguarda l'attaccante, la mia
il mio consiglio ricade assolutamente su di lui. Ragazzi, per questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Vi ricordo, come al solito, questo nel live tutti i giorni sulla piattaforma Viola, di iscrivervi al canale, lasciare un like e in particolare ditemi se avete già evoluto qualcuno e chi avete evoluto e soprattutto perché. A me non resta altro che salutarvi, a presto dal vostro Liberoschi. Ciao! I'm in the whip with a thotty, looking like Skybri, she got a body, ayy. And she been calling me daddy lately, want me to put her in Cartier's. And the bitch deserve it, put in work for the money she earn it. Give me top every night lip service, now I gotta block these hoes, she worth it. I'm out in Abu Dhabi, with a bad bitch, look like Skybri, ooh. Right beside me, in a phantom off that molly, yeah, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch, look like Skybri, ooh. Right beside me, in a phantom off that molly, yeah, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch, look like Skybri, ooh. Right beside me, in a phantom off that molly, yeah, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch, look like Skybri, ooh. Right beside me, in a phantom off that molly, yeah, yeah. Shorty a dancer, with her OnlyFans, got her bands up. She independent, got a land truck, don't need no man, but I'll man up for that, ooh. Put it on camera, she a freak, nothing I can't handle. When I'm pulling up in that phantom, I got a pussy wetter than Niagara, ooh. Bitch, I'm a dog, I'm with the leash. Ain't no one holding me back, I'm a beast. Showing them all, fucking my teeth. None of them fucking with me in these streets, ooh. Skybri hit me in my DMs. I've been trying to meet up and see ya. I can fly you out to Abu Dhabi, with a bad bitch look like Skybri, ooh. Right beside me, in a phantom off that molly, yeah, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch look like Skybri, ooh. Right beside me, in a phantom off that molly, yeah, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch look like Skybri, ooh. Right beside me, in a phantom off that molly, yeah, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch look like Skybri, ooh. Right beside me, in a phantom off that molly, yeah, yeah.